Buongiorno a tutti, sono Nicola Neri, Country Manager di Ipsos in Italia. Siamo arrivati al secondo appuntamento della nostra serie di webinar intitolati And Now What?, il cui obiettivo è semplice, ma allo stesso tempo pensiamo sia anche piuttosto ambizioso. Ed è l'obiettivo di aiutarci a prepararci meglio, se vogliamo, alle sfide, un po' quelle del presente, ma soprattutto ragionare insieme su quelle che possono essere sfide ed opportunità per il futuro. Come lo facciamo? Durante ogni webinar intervengono alcuni esperti di Ipsos, esperti che ovviamente cambiano di appuntamento in appuntamento. Sono colleghi che condividono alcune curiosità interessanti tra le cose che hanno osservato, che hanno studiato, che hanno scoperto recentemente lavorando sui nostri dati, dai nostri lavori. Non condividiamo intere ricerche, giusto per essere chiari, ma piuttosto condividono dei brevi spunti. Dopodiché proveremo a riflettere su come gli spunti condivisi possono influenzare i comportamenti, le decisioni, le aspettative delle persone e quindi chiudere insieme su quelle che possono essere le implicazioni per il futuro, per le marche, per i media, per le istituzioni, per le aziende. Quindi la ricetta è molto semplice: i cambiamenti osservati, i comportamenti che ne derivano e poi le implicazioni per l'oggi e per il domani, appunto il now what. Il tutto cercando di stare in una mezz'oretta di racconto, più se c'è tempo e se ci sono curiosità, rispondendo anche a qualche vostra domanda. Oggi abbiamo tre argomenti che credo essere piuttosto interessanti. Cominciamo con Stefania Conti, che è leader del nostro team di Financial Services. Stefania ci aiuterà a capire come il Covid ha cambiato le aspettative del consumatore finanziario, il consumatore di prodotti finanziari. E quindi come sia importante relazionarsi oggi con loro in maniera diversa, secondo nuove aspettative. Dopo Stefania Conti ci sarà Stefania Fregosi, perché se parliamo di finanza non possiamo parlare dell'altra grande preoccupazione delle persone in Italia oggi, che sono le aspettative da un punto di vista di salute e benessere, sia fisico che mentale. Chiuderemo poi con Francesca Nardin, leader del nostro team di Creative Excellence, che ci aiuterà a capire il valore della personalizzazione della comunicazione digitale. Quindi abbiamo scelto tre racconti, tre pillole, se vogliamo, per certi versi molto diverse, che entrano anche, se vogliamo, nel verticale, ma con la consapevolezza che oggi più che mai le aspettative e le esperienze molto specifiche in certi settori spesso travalicano quel settore di appartenenza e influenzano poi comportamenti e aspettative anche in altri ambiti. Quindi, prima di iniziare, vi ricordo che se avete qualche dubbio, qualche domanda, curiosità, c'è la chat. Se scrivete le vostre domande lì, alla fine della nostra chiacchierata, cercheremo di rispondere ai vostri dubbi, sapendo, ricordando fin da ora che i materiali saranno a disposizione alla fine del webinar, appunto, quindi non affannatevi a fare screenshot o a prendere appunti, perché vi diremo poi dove sono disponibili sul nostro sito. Quindi passerei subito la parola a Stefania Conti, responsabile appunto, fra le altre cose, del nostro lavoro di multifinanziaria, che è un osservatorio ormai più che trentennale, che ci aiuta a capire come cambiano appunto le aspettative di chi oggi vuole o non vuole investire in prodotti finanziari. Appunto un tema specifico, ma crediamo che sia interessante, perché non di rado come persone, come consumatori, i nostri timori, le nostre paure, le nostre aspettative travalicano appunto i confini delle industrie per influenzare poi le nostre aspettative, i nostri comportamenti in altri mercati, in altri settori. Stefania, lascio a te la parola. Grazie molto, Nicola, buongiorno a tutti. Come detto, questa crisi è entrata in modo importante. In questo anno abbiamo registrato effettivamente dei grandi
grandi preoccupazioni. C'è da dire che questa crisi comunque sta colpendo soprattutto i segmenti più fragili, cioè che i segmenti con bassi redditi, le famiglie appunto con minori risorse sono le maggiormente colpite. La maggior parte appunto delle famiglie che ha entrate fisse, anche gli stessi pensionati, stanno comunque resistendo bene alla crisi, hanno ancora importanti risorse, ma questa crisi in realtà ci sta un po' immobilizzando. Ecco, quello che mi interessa anche condividere con voi è proprio questo aspetto un pochino più, diciamo, psicologico dell'atteggiamento che abbiamo nei confronti di questa crisi, perché comunque, certo, i consumi sono in forte calo, è stato comunque dovuto al lockdown, ma anche poi successivamente con la riapertura, anche l'inizio del 2021, in realtà è stato un momento di grande prudenza in termini di consumi da parte degli italiani e in particolare le famiglie in realtà continuano a risparmiare per il futuro incerto, perché al di là delle risorse che le famiglie hanno a disposizione, è il futuro che spaventa per tutti, appunto c'è la fragilità in termini di quello che ci aspetterà nei prossimi mesi, nel prossimo anno, anche perché comunque la pandemia ha ancora una presenza importante nel nostro paese. E quindi effettivamente cala anche proprio la propensione a fare acquisti e in un certo senso, vediamo, scusate che non va avanti l'effetto, ecco, cala la propensione a fare acquisti anche sui target benestanti, quindi in un certo senso non è solo una questione di risorse scarse, ma è proprio un tema che va al di là della prudenza, è come se avessimo in qualche modo perso il piacere del consumo, come se ci bastasse tutto quello che abbiamo, non abbiamo, siamo rimasti chiusi appunto nelle nostre case e in qualche modo ci ripieghiamo su noi stessi, come se il mondo esterno in qualche modo ci interessasse meno. Ecco, e questo è un aspetto importante da considerare. Però in un certo senso un impulso può risollevarci, lo vediamo in alcune appunto delle nostre attività di ricerca, lo vediamo magari nella nostra vita quotidiana, parlando con i nostri amici, con i nostri parenti, ecco. Alcune cose in realtà danno spinta al consumo, ad esempio tutto il super bonus 110, l'ecobonus, diciamo, un collega su quattro ha comunque una ristrutturazione in corso in casa, quindi c'è qualcosa che comunque alimenta i progetti delle famiglie. Altri possono essere realizzati attraverso il credito al consumo, che comunque comincia ad essere anche molto più aperto dal punto di vista della percezione delle famiglie. Però la cosa importante, ecco, che vorremmo condividere con voi è che a fronte di questa diciamo, situazione anche psicologica di approccio mentale alla crisi, in realtà quello che abbiamo compreso è che i bisogni sono veramente cambiati, cioè bisogna capire meglio i nuovi bisogni nei target perché comunque non c'è più nulla di scontato. Ecco. Abbiamo effettivamente molti cambiamenti in corso, molte evoluzioni all'interno anche delle famiglie e dei consumatori. Quello che è importante però condividere è che ci sono veramente molte opportunità, anche in questo momento di crisi. Una parte di domanda spontanea certamente si è già attivata, anche l'offerta è stata proattiva, quindi di conseguenza aumentano gli investitori, aumentano i titolari di alcuni prodotti assicurativi. Nel corso di questo anno c'è stata una crescita, quindi c'è stato un passo avanti del mercato. Ma noi vediamo che ci sono veramente ancora molte opportunità, perché la liquidità giacente nei portafogli anche delle famiglie è veramente tanta sui conti correnti e le stesse famiglie ci dicono che questa liquidità che loro hanno in maniera così importante ferma sui conti è molto superiore a quello che loro ritengono essere la quota ottimale da lasciare, ma non sono in grado da sole e con questa progettualità così in stand-by di capire come orientarla. Anche gli stessi bisogni di protezione assicurativa, in termini proprio anche di propensioni verso i prodotti assicurativi, sono veramente molto diffusi, non stanno assolutamente riducendosi nel corso di questi mesi difficili. Anzi, il primo bisogno è quello sicuramente della salute, la protezione appunto della persona, ma anche tutto il tema della casa, la protezione del futuro che riguarda i prodotti vita, investimento. Il bisogno di protezione della famiglia. Quindi non c'è in questo senso una riduzione dei bisogni, ma anzi c'è anche un'apertura che non abbiamo visto scendere in questi mesi di pandemia a confrontarsi, ad avere proposte e interessati quindi alla consulenza assicurativa. Però la famiglia da sola non riesce a capire che il prodotto assicurativo non è soltanto tranquillità e serenità, che è un aspetto sicuramente importantissimo, ma che in realtà il prodotto assicurativo è uno strumento per avere un miglior balance della gestione familiare, del bilancio familiare. Ecco, su questo non possiamo attendere la domanda spontanea, ma dobbiamo essere proattivi e fare proposte mirate. Ma
Quello che ci stiamo chiedendo è se poi la pandemia ci abbia avvicinato o allontanato dai nostri clienti. E qui possiamo dire che dal punto di vista dell'immagine, l'industria assicurativa sicuramente ha fatto, l'industria finanziaria, bancaria, assicurativa, ha fatto sicuramente un importante passo avanti, perché con tutto ciò che è stato messo in campo in termini di azioni a sostegno del paese, a sostegno dell'emergenza, a sostegno dei clienti, sicuramente c'è stato veramente un balzo in avanti in termini di percezione, di presenza e di ruolo sociale in senso ampio, cioè di aiuto proprio ai clienti e alla collettività. E quindi questo è sicuramente un elemento importante. Ma quello che era poi interesse anche dell'industria era avere un cliente più digitale, quindi questa pandemia ci ha anche aiutato effettivamente ad avere un cliente molto più, diciamo, attivo sui canali digital. Questi sono i delta, appunto, di clienti che si relazionano solo face to face, solo a distanza o multicanale nell'ambito bancario e nell'ambito assicurativo. Vedete che c'è stato veramente un passo avanti, anche proprio in termini di relazione solo a distanza. I clienti solo face to face si sono fortemente ridotti e si sono ridotti anche in ambito assicurativo. Cresce anche chi sceglie la banca proprio per i servizi digitali offerti. Quindi c'è comunque un passo avanti importante. La relazione da remoto è oggi una realtà. Però quello che ci chiediamo è se è andato tutto bene, perché comunque, ovviamente, come sempre accade quando i processi sono repentini, sono veloci, quando ci sono dei newcomer che entrano in un mercato in una maniera importante, in breve tempo, forse non tutto riesce perfettamente, ecco. E quindi abbiamo visto che, essendo cambiato questo assetto relazionale, sono effettivamente mutate un po' le attese. Alcuni clienti hanno avuto effettivamente più difficoltà nel relazionarsi con la banca, con la compagnia, e sono rimasti più indietro. Altri forse avevano veramente elevate attese da quello che poteva essere la relazione a distanza con la propria banca o compagnia, traslata appunto in un mondo da remoto, e quindi hanno avuto anche qualche delusione. Sono soprattutto stati i clienti che hanno avuto una relazione solo face to face, o comunque anche quelli proprio solo a distanza, che hanno avuto più difficoltà. Ci parlano appunto veramente di relazioni non così facili, e quindi di conseguenza non premiano neanche il proprio brand, perché alla fine, se hanno avuto difficoltà, la colpa è sempre del brand, poi è comunque la banca o la compagnia che non è riuscita appunto a gestire bene la situazione. Questo purtroppo è, diciamo, il verdetto che poi il cliente emette sempre. Quindi sono meno soddisfatti della media clienti o sono comunque con soddisfazione in calo. Cioè, quindi un certo malessere, ma che è dovuto proprio a queste attese maggiori che si sono concentrate in questo mondo più a distanza. E quindi l'insight principale, appunto, che noi vorremmo trasmettervi è proprio quello di cercare di costruire o ricostruire la relazione con i nostri clienti, che oggi sono appunto più da remoto, sono più a distanza, e la relazione emotiva come se fosse una relazione fisica, perché è importante capire i loro nuovi bisogni e fare proposte più mirate, perché questo avrà dei risvolti positivi nella relazione, nella capacità appunto di interagire con i nostri clienti sul nostro business. Perché se guardiamo alcuni aspetti appunto di immagine della banca o della compagnia, non subito dopo il lockdown, ma il momento successivo, quindi quando anche la relazione era magari anche divenuta più dinamica, quando le persone erano riuscite anche a relazionarsi meglio in termini di canali a distanza, troviamo degli aspetti emozionali molto forti in calo, soprattutto sui clienti solo a distanza. Mi fa sentire importante, cala rispetto ad esempio ai multicanale, mi capisce, e quindi ci si sente al centro della relazione, cala nei clienti solo a distanza rispetto al multicanale, ma anche offre prodotti personalizzati e ritagliati sulle mie esigenze, perché se non mi sento capito, in un certo senso i prodotti anche che mi vengono proposti non sono adeguati alle mie esigenze. Quindi tutti questi asset che sono appunto gli aspetti di cuore sono in realtà appunto gli aspetti importanti. Quindi, per concludere, i tre punti: c'è spazio e bisogno di proattività per cogliere i bisogni inespressi, però c'è bisogno veramente di comprendere meglio i nuovi bisogni nei target. Grandi passi avanti nella relazione digitale, ma forse qualcosa va regolato per recuperare su experience e attese deluse. E poi ricostruire veramente la relazione e il legame emotivo con i clienti. Cioè, non possiamo tornare, e non vogliamo, neanche il cliente lo vuole, ritornare a una relazione completa face to face, ma dobbiamo trasferire nella relazione a distanza quell'emotività, quella sintonia, quel calore che siamo in grado di dare nella relazione face to face. Grazie mille. Grazie Stefania.
Grazie per l'intervento, interessante. Forse prima di lasciarti andare, una o forse due domande. Diciamo che hai condiviso delle considerazioni finali che sono sicuramente importanti e due le domande in una. Da un lato, se pensi che siano quelle tre raccomandazioni, diciamo, utili anche nel prossimo futuro, cioè aspetti da indagare, da investigare, da tenere sotto controllo e su cui lavorare, aspetti importanti per le marche finanziarie, per i prodotti e le aziende finanziarie, e anche se pensi che questi trend, lasciami dire, queste priorità valgano anche al di fuori, forse, dell'industria di cui ci hai appena parlato. Sì, ecco, grazie Nicola. Sì, effettivamente, guarda, la risposta è positiva per entrambe le domande, nel senso che questi tre punti sono sicuramente, dal mio punto di vista, certo, degli aspetti che ci accompagneranno anche in un futuro, perché comunque la proattività, il comprendere esigenze evolutive dei target, ma soprattutto appunto poi proporsi, perché poi comunque il mercato alla fine non sempre è reattivo e proattivo, sono sicuramente importanti. Il tema comunque di comprendere ogni volta la nuova dimensione relazionale che nel mondo multicanale che ci sta accompagnando e che sta evolvendo è importantissimo perché comunque noi viviamo in un mondo che è sempre più multicanale, in ambito anche non soltanto finanziario, quindi passo anche all'altra domanda. Le persone si relazionano molto più per e-commerce, molto più a distanza anche col suo fornitore, col proprio fornitore sotto casa. Ecco, in questo modo è importante capire quindi come far funzionare la macchina, ma come questo sia accompagnato da quel cuore, perché quello che io ritengo importante è, cioè, spesso faccio questo paragone che dice, in fondo prima era un mondo rumoroso, eravamo veramente, tanti segnali erano sotto traccia, oggi siamo chiusi in casa, siamo da soli, se cade una foglia la sentiamo, siamo veramente molto più sensibili e quindi chi riuscirà in ogni ambito di consumo a farsi sentire vicino, presente al cliente, attento ai suoi bisogni, potrà poi in un momento in cui ripartirà la vera competizione, il vero consumo, speriamo appunto ripartirà la relazione, potrà veramente essere premiato perché il cliente comunque se ne ricorderà e quindi dal mio punto di vista raccoglierà i frutti. Grazie mille. Grazie Stefania, molto, molto interessante e appunto parlando di cuore, credo sia cada, come dire, a fagiolo il prossimo intervento, quindi è Stefania Fregosi, responsabile del nostro team che si occupa dell'healthcare in Ipsos. Quindi Stefania, a te un po' invece il compito di raccontarci un po' come tutto l'ambito della salute fisica e mentale, però soprattutto direi, come ci diceva Stefania prima, come acquisisca una valenza importante, particolare oggi e forse nel prossimo futuro. A te lo spazio. Grazie Nicola, buongiorno a tutti. Iniziamo con questa citazione del famoso relatore motivazionale Jim Rohn. Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Lo sapevamo già prima, ma oggi c'è ancora più evidente. Infatti è in atto da anni un percorso di maggiore attenzione e responsabilizzazione degli italiani verso la propria salute. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un processo di maggiore consapevolezza dell'importanza del prendersi cura di sé. Tra l'altro un processo che non coinvolge soltanto il target della popolazione più adulta o senior, ma che in realtà coinvolge tutti i target di età. Un processo che è stato ulteriormente enfatizzato dall'emergenza sanitaria. Emerge un quadro di ancora maggiore consapevolezza e responsabilità dell'importanza del prendersi cura di sé. Oggi la salute è entrata a far parte del nostro processo decisionale quotidiano, sia per quanto riguarda i comportamenti, sia per quanto riguarda gli acquisti. E gli italiani passano più tempo ad informarsi sulla salute. Ora è ovvio che questo è anche determinato dalla situazione contingente. Apriamo un giornale, entriamo su internet e non possiamo non trovare informazioni sulla salute, sul Covid, i contagi, i vaccini, al rischio morte. Però si spera che questo sia anche un percorso virtuoso, un
un percorso di educazione all'informazione in ambito salute, che quindi crei un'abitudine negli italiani di informarsi sulla salute e sulla cura di sé. Si spera peraltro che sia un percorso anche di buona informazione, quindi fatta e ricevuta da fonti autorevoli, istituzionali, credibili e non da fake news. In generale, quello che osserviamo è che in un clima un po' di sfiducia generale, in cui il cittadino è preoccupato per il rischio di contagio, preoccupato per il risvolto economico, arrabbiato dalle restrizioni e dalle limitazioni, anche un po' sfiduciato, la salute invece va in controtendenza. Se gli italiani sentono di avere perso il controllo sulle proprie vite e quindi di avere un margine di intervento piuttosto limitato a causa delle limitazioni e delle restrizioni, rivendicano un maggior controllo sulle decisioni che riguardano la propria salute. Vogliono essere protagonisti attivi delle decisioni che riguardano la cura di sé. E se in generale, come diceva prima Stefania, osserviamo una generale propensione al risparmio, gli italiani dichiarano che dovranno risparmiare il più possibile e sembra esserci una propensione ad acquistare prodotti a basso costo, questo non avviene per quanto riguarda la salute. La maggior parte delle persone infatti è disposto a acquistare prodotti salutari. Siamo quindi disposti a sacrificare la convenienza se si tratta della nostra salute. Peraltro un trend che abbiamo visto crescere negli ultimi anni, sicuramente enfatizzato in quest'ultimo anno, dove la salute è centrale nelle nostre vite e dove vediamo che l'Italia svetta rispetto agli altri paesi europei ed extraeuropei. Ricordiamo ad esempio che gli italiani sono i big spender europei per quanto riguarda l'acquisto di integratori. Gli italiani vogliono essere protagonisti attivi del mantenimento e del potenziamento dello stato di salute fisica e mentale. Ora, a questo riguardo vanno fatte due considerazioni. La prima è che siamo passati da un concetto di salute come assenza di malattia a un concetto di salute intesa come prevenzione primaria, quindi prevenzione di malattia, oggi ad un concetto invece di essere in salute come potenziamento dello stato di salute fisica e mentale. Voglio sentirmi più in forma. Ora, questo è molto importante perché sposta il focus. Il fatto che oggi si adottano degli stili di vita sani e anche un regime alimentare ed esercizio fisico non per prevenire delle malattie, ma per stare bene. Significa quindi che il wellness è entrato a far parte delle nostre attività quotidiane, non è più un'attività occasionale, fa parte della nostra vita. La seconda cosa è che la salute viene intesa finalmente nella doppia accezione, quindi di benessere fisico e mentale. Non si tratta solo quindi del benessere fisico, ma vedremo quanto è importante il benessere mentale, esattamente come la definizione di salute data dall'OMS. La salute è quindi sempre più centrale nelle nostre abitudini, nei nostri comportamenti. Gli italiani dichiarano di avere dei comportamenti virtuosi, sempre di più fanno qualcosa per promuovere la propria salute e il proprio benessere. Seguono un'alimentazione sana, fanno esercizi e attività fisica, fanno prevenzione anche in assenza di malattia e sempre di più rispetto al passato. Ma ahimè, la pandemia ci ha messo a dura prova. Dal punto di vista fisico, infatti vediamo qui che abbiamo dei comportamenti tutt'altro che virtuosi. Alcuni italiani dicono di avere preso peso durante la pandemia, specialmente il lockdown, di avere ridotto l'attività fisica, di aver aumentato in maniera considerevole il consumo di alcol. Quindi questi sicuramente non sono dei comportamenti virtuosi, vanno proprio in contraddizione con quello che è invece il combattere la vita sedentaria, una cattiva alimentazione e il consumo di alcol. Di fronte a questo, quindi, emerge un primo bisogno. Come diceva Stefania prima, i consumatori iniziano ad avere bisogni diversi, emergenti, che bisogna intercettare. Questo è uno tra i tanti bisogni fisici che hanno gli italiani. E quello che spicca non è tanto il numero di italiani che vorrebbe perdere peso, peraltro non è neanche da non considerare, perché quasi un italiano su due dichiara di volere perdere peso.
ma la cosa importante è come vogliono perdere peso e che cosa richiedono ai brand e alle aziende. Infatti, il consumatore dichiara di volere perdere peso non tanto tramite una dieta ipocalorica, quindi la privazione di qualcosa, un regime appunto che lo costringe a delle privazioni, bensì tramite alimentazione sana, esercizio fisico, certo poi anche limitando il consumo di bevande zuccherate, cibi ipercalorici, il consumo di alcol, ma più tramite uno stile di vita sano e non troppa fatica, più che appunto tramite una dieta ipocalorica. Ora, cosa chiedono alle aziende e ai brand? Chiedono la disponibilità di cibi salutari più economici che li aiuti a perdere peso. Quindi questa è proprio una richiesta da parte del consumatore, che fa quindi emergere un proprio bisogno, e l'azienda, il brand, che sarà in grado di intercettare questo bisogno e di porsi a fianco al consumatore in una veste di alleato, di aiuto e di supporto, e tratterà in maniera empatica e di vicinanza col consumatore, sarà sicuramente un brand vincente. Veniamo poi alla salute mentale. Allora, la pandemia sta provocando delle conseguenze sulla salute mentale così gravi da spingere l'OMS ad affermare che la tutela della salute mentale sarà la priorità assoluta. Infatti, lo stress da pandemia è diverso, è una condizione clinica diversa rispetto alla classificazione dei disturbi mentali a cui siamo abituati. Non si tratta di un disturbo da stress post-traumatico individuale, non si tratta di uno stress da catastrofi naturali comunitari, ma si tratta di uno stress individuale comunitario. È uno stress perdurante e perturbante, perché non colpisce solo il presente, ma dissesta anche il futuro. È un furto del futuro. Infatti è uno stress che evolve in diverse fasi. Ha una fase acuta, quella di allarme, e poi una fase di stress cronica, che è la fase di adattamento a convivere col rischio mortale del contagio. Gli stressor, cioè i fattori che determinano questo stress, sono tre. Sono la pandemia, l'infodemia e il lockdown. La pandemia, ovvero la minaccia invisibile di questo virus che mette a rischio la nostra vita. L'infodemia è un neologismo coniato dalla OMS proprio in occasione della pandemia, che sta ad indicare l'eccesso di informazione dei media a contenuti terrorizzanti, angoscianti, anche a volte contraddittori. E poi il lockdown, quindi il distanziamento sociale, la chiusura di determinate attività, che rappresentano quindi una frattura con la nostra realtà quotidiana. Gli scienziati temono che l'impatto del Covid sulla salute mentale possa protrarsi a lungo anche dopo che la pandemia si sarà placata, e questo è un altro bisogno con cui noi dovremmo fare i conti, a cui le aziende dovranno rispondere. La salute mentale sarà un problema che non si estinguerà con la pandemia, non finirà nel 2021, si auspica invece finisca la pandemia, ma si protrarrà più a lungo. Ci sono alcune parole chiave che devono riecheggiare nelle nostre orecchie, che sono gravi conseguenze a lungo termine, ansia, solitudine, disturbi del sonno, depressione. Ho riportato qui un articolo di Nature circa la depressione in UK e in US, che dichiara che, vedendo le persone depresse nel 2019 in confronto a quelle del 2020, la percentuale è duplicata in UK e è quadruplicata negli Stati Uniti nel giro di un anno. Capite che queste sono delle cifre eclatanti con cui dovremmo fare i conti. La salute mentale ha impattato su diverse categorie, una di queste è quella dei lavoratori. Le persone più colpite all'interno dei lavoratori sono stati i giovani, le donne, che di solito occupano delle posizioni occupazionali più precarie, gli imprenditori e i dirigenti. I lavoratori hanno dovuto fare i conti con l'ansia dell'insicurezza lavorativa e con lo stress dovuto a un cambiamento nella routine organizzativa del proprio lavoro. Le donne, a maggior ragione, hanno dovuto anche far fronte a cambiamenti della routine, non soltanto sul fronte lavorativo, ma anche sul fronte familiare e accudimento dei figli. E poi lo smart working, che ha avuto anche alcune conseguenze, come il sentirsi soli, isolati e lavorare a volte senza soluzione di continuità.
Ovviamente questi sono bisogni che rimarranno, a cui le aziende saranno chiamate a rispondere. Da ultimo, le donne. Le donne stanno pagando il prezzo più alto della crisi pandemica. Infatti aumenta la percentuale di donne che dichiarano di avere subito un peggioramento del proprio stato di benessere mentale. E mediamente hanno dichiarato di soffrire di 3 disturbi legati ad un peggioramento mentale. Soffrono d'ansia, si sentono giù di morale, scoraggiate, soffrono di isolamento, di solitudine, di disturbi del sonno, di depressione. Pensate che il consumo di ansiolitici e di prodotti per coadiuvare il sonno senza prescrizione medica è aumentato del 30% nell'ultimo anno. Anche in questo caso si profila quindi un bisogno a cui le aziende, ma anche le istituzioni, saranno chiamate a rispondere domani. In sintesi, l'emergenza Covid ha modificato in maniera sensibile alcune abitudini degli italiani. L'abbiamo visto, li ha resi più responsabili, più attenti alla cura della propria salute, ma ha messo in evidenza anche dei nuovi bisogni emergenti che non dobbiamo dimenticare. Questo ovviamente pone alle aziende e ai brand delle sfide. Intanto offrire ai consumatori una gamma sempre più ampia di soluzioni che rispondano ai bisogni di benessere fisico e mentale attraverso un marchio di fiducia e anche marchi che siano socialmente responsabili e socialmente attivi. Comprendere poi profondamente questo bisogno di benessere mentale, ponendosi però proprio come alleati, come un supporto, un aiuto in un approccio vicinanza ed empatico con i consumatori. E da ultimo, ma non meno importante, continuando a promuovere una cultura responsabile della cura di sé come strumento consapevole di prevenzione, salute e benessere. Grazie. Grazie. Stefania, per il tuo racconto, fra qualche rassicurazione e qualche ansia aggiuntiva, faccio a te una domanda simile a quella che ho fatto a Stefania prima, cioè queste considerazioni che vediamo sulla tua slide qui di chiusura, secondo te come può una marca che magari appunto non è lasciami dire, più direttamente coinvolta nel curare il benessere fisico delle persone, fisico o mentale, come può una marca però in qualche modo giocare un ruolo rilevante su questi aspetti che, come ci hai fatto capire, sono rilevanti oggi, ma continueranno ad essere rilevanti nei prossimi mesi? Cioè, è certo possibile farlo? Intanto la prima cosa è questa, cioè non si estingueranno nel breve termine, ma sono dei bisogni che continueranno nel lungo e quindi sicuramente le aziende e le marche saranno chiamate a rispondere a questi bisogni. Intercettarli il prima possibile ed essere tempestivi sicuramente sarà chiave per le aziende. E vorrei sottolineare che non si tratta soltanto però di opportunità per le aziende farmaceutiche, perché è ovvio che chi ha prodotto, come dicevo prima, nel senso ansiolitici, prodotti coadiuvanti per il disturbo del sonno, va da sé, che ha dato una risposta, no, al bisogno di ansia, stress o problemi del sonno, ma invece si amplia a tutte le aziende e a tutti i campi. Ci sono delle aziende che già si sono mosse per rispondere a questi bisogni, soprattutto di salute mentale. Ad esempio Snapchat ha attivato una nuova funzionalità che si chiama Here for You, era già in implementazione prima del coronavirus, ma con lo scoppio della pandemia è stata accelerata ed affinata, e praticamente è una funzionalità che propone video e dei materiali per il supporto psicologico proprio nel momento in cui si ha uno stress e un'ansia, veicolando tra l'altro dei contenuti dell'OMS o del Centro di Prevenzione statunitense. Oppure ci sono aziende come Prisman, che è leader mondiale nella telecomunicazione e nell'energia, che ha sviluppato un progetto in collaborazione con Technogym per promuovere il wellness tra i propri collaboratori. Quindi un programma di qualche mese che abbracciava sia una parte di sana alimentazione col nutrizionista che tutta una serie di esercizi fisici con macchine ed esperti Technogym. Da ultimo un altro esempio molto carino
carino, che è quello di Starbucks, che ha dato ai propri clienti Headspace come benefit, ed è praticamente l'accesso a una serie curata di meditazioni proprio fatte su misura per una pausa caffè più rassicurante, quindi mindfulness mentre si beve il caffè. Questi sono solo tre di tanti esempi che si potrebbero citare di aziende, quindi in ambiti diversi, che hanno cercato di rispondere a questo bisogno di salute mentale delle persone. Grazie Stefania. E sì, direi tre ottimi esempi che di nuovo ci aiutano un po' a tirare le fila di quanto tu e Stefania avete detto prima, l'importanza comunque oggi più che mai di ascoltare, di capire come cambiano le aspettative, come cambiano i consumi, i canali, e l'importanza di saper anche costruire una relazione, quindi emotiva, con le persone, direi, un bonding. Direi di cambiare completamente piano adesso e chiamerei sul nostro palco Francesca Nardin, responsabile del nostro team di Creative Excellence, che ci aiuta un po' a capire cosa succede nel mondo delle creatività, nello specifico nel mondo digitale. Quindi Francesca, lascia a te il palco. Grazie Nicola e buongiorno a tutti. Cambiamo un pochino l'argomento, ma in realtà ci riconnettiamo un pochino con quello che dicevano le colleghe prima. Quest'anno è stato particolarmente importante trovare nuovi modi per connettersi e rimanere vicini ai propri clienti per le marche, e molte di loro hanno cercato di farlo attraverso nuovi modi di comunicare, in particolar modo attraverso il digital. Infatti, se pensiamo un po' a quelli che sono stati gli effetti della pandemia nel corso di quest'ultimo anno, sicuramente un impatto significativo c'è stato anche su quello che è il livello di investimenti e delle modalità di comunicazione dei brand. Abbiamo assistito a un decremento significativo degli investimenti in comunicazione nel corso del 2020, con un cambiamento anche sostanziale del balance dei touch point. Cala il mezzo tradizionale per eccellenza, quindi la televisione, e l'unico mezzo che va in sostanziale controtendenza è appunto il digital, che per la prima volta nel corso della storia della comunicazione italiana pareggia e supera di misura sostanzialmente il livello di investimenti della televisione. E quindi, se da un lato il digital è un po' una nuova frontiera all'interno del nostro mercato in termini di comunicazione, il nostro obiettivo oggi è quello proprio un po' di condividere qualche riflessione, qualche spunto su una modalità specifica di comunicare nell'ambito digital, che è quella della personalizzazione. Cioè quella modalità in cui sostanzialmente la marca decide di ricucire un pochino la propria creatività sulla base del target o delle persone con il quale vuole interagire, con l'obiettivo, in fin dei conti, di creare una relazione che sia più personalizzata, quasi one-to-one. Ecco, sappiamo che questo obiettivo in realtà non è così semplice per le marche, perché intanto si scontra con quello che è l'atteggiamento dei consumatori oggi. Sicuramente sappiamo che la modalità digitale di comunicazione è percepita tra, diciamo, quelle più intrusive da parte delle persone, e che nel corso dell'ultimo anno il consumatore è diventato più refrattario proprio da consentire, diciamo così, l'intrusione della comunicazione di marca nei propri percorsi di navigazione. Non è in caso, infatti, che abbiamo assistito ad un incremento significativo di questo dato, che ci dice che le persone sempre più riducono i dati che condividono online proprio per limitare il loro tracciamento. D'altro canto, però, vediamo che anche i grandi player del settore, primo tra tutti Google sicuramente, stanno ponendo delle restrizioni proprio nell'ambito del tracciamento. E a breve termine dovremo forse ripensare proprio un po' quella che è il modo di interagire online con i consumatori, passando da una logica one-to-one a una logica che sia più fondata su gruppi comuni di interesse presso i quali noi possiamo estavolare una discussione. Ma a fronte di questa, diciamo così, complessità del contesto, e anche in considerazione di quello che può essere poi il costo della personalizzazione dei contenuti digitali, in ultima analisi ci siamo posti una domanda. E questa domanda è relativa al fatto che la personalizzazione dei contenuti creativi possa essere un modo realmente efficace per i brand, da un lato per catturare l'attenzione, e dall'altro ovviamente per capitalizzare un ritorno positivo sul brand stesso.
Ecco, per cercare di dare risposta a questa domanda, diciamo anche un po' ambiziosa, l'idea oggi era quella di condividere alcuni insight che sono emersi da uno studio che abbiamo condotto con uno dei nostri clienti globali. Si tratta di un progetto, diciamo, che è un po' in fase di partenza, quindi deve essere inteso un po' come un inizio di un journey con il consumatore sulla tematica, ma che già ci ha restituito alcuni insight piuttosto interessanti. L'idea di fondo di questo progetto è stata quella di verificare una serie di creatività digitali all'interno della nostra piattaforma Live Digital, con l'obiettivo per una serie di brand su una serie di target differenti. L'obiettivo di fondo era quello di comprendere se le creatività con livelli crescenti di personalizzazione risultassero in qualche misura di più efficaci nel veicolare messaggi di marca e nel catturare l'attenzione delle persone. Ecco che quindi abbiamo sviluppato un disegno di ricerca che prevedeva l'esposizione a diversi tipi di contenuti, da un livello di personalizzazione assente, che rappresenta in una certa misura la nostra cella di controllo, a diversi livelli crescenti di personalizzazione, che vanno da parametri sociodemografici, occasioni di consumo o atteggiamenti nei confronti, della categoria di prodotto. Per essere molto concreta e per raccontarvi più nel dettaglio il tipo di studio, vi pongo come esempio, ad esempio, la comunicazione di Asia. Sul lato sinistro trovate la comunicazione in assenza di personalizzazione, quindi una promessa di brand, di gusto e di rapidità, di performance, un gusto tale e così buono come al bar. Dall'altro lato della chart invece troviamo la creatività nella sua modalità massima di personalizzazione, quindi indirizzata a un target femminile, un target di mamme, colto nel momento della colazione, prima che inizi la giornata, e una comunicazione che porta in sé anche il richiamo dell'impegno del brand proprio nell'area della coltivazione sostenibile. Quindi questi diversi stimoli che sono stati testati all'interno della piattaforma ci hanno portato a identificare tre diversi insight. Il primo, se vogliamo, è quello più forse interessante e anche perché un pochino inatteso. L'insight che infatti abbiamo scoperto è che la personalizzazione in realtà non è una garanzia di maggiore attenzione per la marca. Quello che abbiamo registrato per entrambi i brand che erano stati coinvolti nello studio è che le comunicazioni che prevedevano un livello di personalizzazione in realtà registravano lo stesso livello di attenzione della comunicazione al netto della personalizzazione stessa. E questo fatto ci connette immediatamente con una considerazione che è molto importante, che in fin dei conti ciò che fa veramente la differenza in una comunicazione non è tanto il fare mirroring sostanzialmente su quelli che sono gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone, ma è soprattutto fare leva su un'idea creativa forte, rilevante per le persone, che sia in grado di interrompere un po' quello che è il percorso di navigazione dell'individuo e di catturare il suo interesse e la sua attenzione. Per illustrare quello che intendo, penso che questo caso di comunicazione ormai storico di Post-it possa rendere molto chiaramente l'idea. Questa si tratta di una storica campagna del brand che aveva ideato il banner che consentiva alle persone di creare il proprio banner personale. Infatti, compariva all'interno del percorso di navigazione un banner che il consumatore poteva modificare, annotare i propri appunti, i propri elementi da dover ricordare, e questo banner seguiva le persone nel suo percorso di navigazione, fornendo un servizio utile direttamente al consumatore. Ma se la personalizzazione, diciamo, non è un driver certo di attenzione, interessante è vedere anche ciò che succede nel momento in cui parliamo di metriche più legate all'impatto della comunicazione sulla marca. In questo caso, accediamo al secondo insight e abbiamo scoperto che la personalizzazione può avere delle risposte diverse a seconda del target a cui noi ci rivolgiamo. E quello che in sostanza fa la reale differenza è un po' la rilevanza del contenuto. Nel caso specifico, ad esempio, la campagna era risultata essere più rilevante per il target maschile e non a caso le comunicazioni con un più alto livello di personalizzazione risultavano essere più efficaci
nel sostenere la performance del brand, misura proprio di rilevanza del brand. E questo ci porta a una seconda considerazione, che in fin dei conti, prima di ingaggiarsi nello sforzo, nel costo della personalizzazione, idealmente dovremmo comprendere se il messaggio che stiamo raccontando ai nostri consumatori è realmente rilevante e si connette veramente con quelle che sono le aspirazioni e gli interessi del nostro target obiettivo. Il terzo insight che abbiamo scoperto è più legato invece alla valutazione di per sé della creatività. Sicuramente una creatività che prevede livelli di personalizzazione è un testo, un contenuto più denso di elementi. E quindi i consumatori hanno immediatamente riconosciuto le comunicazioni ad alto livello di personalizzazione come comunicazioni di cui le persone parlerebbero maggiormente e soprattutto maggiormente informative. Di per sé questo è un aspetto interessante, che però ci deve far riflettere su due possibili risvolti che non possiamo dimenticare. Il primo, in fin dei conti, è legato al fatto che la personalizzazione sicuramente ci offre delle opportunità di raccontare diversi messaggi a diversi target, a diverse personas. Tuttavia, pone un rischio, che è quello della polverizzazione del messaggio della marca. E quindi diventa importante fare questa scelta di comunicazione con modalità molto consapevole, riconnettendo quelli che sono i contenuti raccontati alle diverse audience a quello che è il messaggio più generale inteso del brand. La seconda implicazione invece riguarda tutto sommato il tema della complessità. Un testo più informativo è sicuramente più ricco e quindi può in una certa misura considerare qualche rischio ulteriore di confusività e questo limita in una certa misura quello che potrebbe essere l'efficacia della comunicazione digitale che deve essere sicuramente molto immediata e molto diretta. E quindi, in estrema sintesi, da questo esercizio iniziale di verifica abbiamo portato a casa tre diversi insight che ci riconnettono su come una campagna digitale dovrebbe idealmente raggiungere i propri consumatori. Da un lato, l'importanza di fare leva su una big idea forte. Sicuramente la personalizzazione non è l'unica variabile che ci consente di raggiungere l'attenzione del consumatore e quindi diventa importante identificare idee in grado di connettersi veramente con gli interessi e le aspirazioni delle persone. Secondo insight è sicuramente l'importanza di conoscere la propria audience, quindi di verificare i propri contenuti in relazione a quello che è il contesto digitale, per essere certi di riuscire a raggiungere il nostro target nel giusto momento e con il giusto contenuto. Terzo e non ultimo elemento è proprio l'importanza di connettere i messaggi con quella che è la strategia a monte, quindi cogliere quello che la personalizzazione costruisce in termini di racconto di marca e verificare che questo sia in sintonia con l'identità intesa del brand. E ovviamente in questo il brand può avere un ruolo importante di guida e anche la ricerca può avere un'importanza significativa proprio nel guidare il processo di sviluppo della campagna. Idealmente dovrebbe porre il digital all'interno di un processo più strategico di verifica con il consumatore. Sicuramente in una fase di early stage, con l'obiettivo di identificare idee forti di comunicazione che siano media neutral. Perché sappiamo che il contenuto è king nel catturare l'attenzione e nel connettersi profondamente con il consumatore. Ma se il contenuto è king, ovviamente anche il contesto conta molto, e il contesto potremmo dire che appunto è queen. E quando ci avviciniamo, diciamo, a una fase di esecuzione della campagna digitale, diventa importante andare a verificare i contenuti in un contesto reale, proprio per comprendere se la creatività è in grado di catturare l'attenzione e di creare impatto per la marca. Finalmente, quando la campagna è live, diventa importante andare a fare una valutazione complessiva, un assessment olistico di efficacia degli investimenti digitali e non, proprio per andare a comprendere come i diversi elementi di campagna contribuiscono a quella che è la costruzione dell'identità di marca nel suo complesso. E quindi, con questo ultimo spunto, io vi ringrazio per l'attenzione. E lascio lo spazio ad eventuali domande che potrebbero esserci. Grazie Francesca, per aver condiviso appunto i risultati di quello che definivi
un primo progetto sperimentale, no? Sulla personalizzazione della comunicazione, appunto, in questo ambito. E siamo arrivati in chiusura, abbiamo sforato già di qualche minuto, ma solo una domanda velocissima: questo progetto ha una fase 2, sta evolvendo oppure no? Sì, sicuramente sta evolvendo, in realtà sta anche un po' cambiando nei contenuti, perché questo primo esercizio di personalizzazione, che era molto incentrato sugli aspetti esecutivi, ha messo in luce in realtà un bisogno di focalizzarsi maggiormente sui contenuti, e quindi questo cliente ora sta lavorando per sviluppare approcci diversi di personalizzazione che facciano proprio leva su contenuti verificati con i consumatori, più rilevanti proprio in termini di risposta del consumatore stesso. Ok, perfetto. Allora siamo arrivati veramente in chiusura. Ringrazio Francesca Nardin, Stefania Fregosi e Stefania Conti. Vedete qua sotto riportati i loro contatti, il loro indirizzo mail, quindi invito tutti voi a contattarle se volete direttamente, se i racconti che avete sentito questa mattina vi hanno, come dire, in qualche modo stimolato qualche ragionamento che possa valer la pena approfondire magari sui vostri mercati o sulle vostre marche, sulle vostre aziende. Quindi a vostra disposizione per approfondire, andare oltre o meglio chiarire alcuni dei punti discussi. Io non mi resta che ringraziare tutti voi che ci avete seguito questa mattina. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà verso metà aprile, il 13 di aprile probabilmente, quindi vi invito per ora a segnarvelo in agenda a matita. E vi ricordo anche, come dicevo all'inizio, che i materiali di questa mattina, oltre ai materiali del primo webinar, sono disponibili sul nostro sito, quindi scaricabili i documenti, c'è anche la registrazione qualora vogliate condividerla con qualcuno in azienda. E per qualsiasi cosa o suggerimento, ovviamente l'invito è quello di contattarci, di farci avere il vostro feedback. Grazie mille, buona giornata e buona settimana a tutti.